Il grafico che rappresenta l'altezza del lago di Como è salito leggermente nelle ultime due settimane, ma il livello del lago resta oltre 20 cm sotto la media stagionale. L'assenza di pioggia e il rapporto tra flusso e deflusso concorrono a mantenere basso il livello dell'acqua, facendo emergere penisole di sabbia in città, davanti al Tempio Voltiano, ad esempio, e scoprendo i muretti a secco che circondano il primo bacino. La tendenza, consultabile su adda.laghi.net, è costante, anche se al momento l'afflusso del lago supera il deflusso, quindi nelle prossime ore il livello potrebbe aumentare. Stando alla rilevazione di questa mattina, nel bacino dell'Ario entravano 137 metri cubi d'acqua al secondo e ne uscivano 72, poco più della metà. Il riempimento era pari al 17,1%, con un'altezza di 10,8 cm sotto lo zero idrometrico. Nell'ultima settimana di marzo aveva toccato anche i 25 sotto zero. A Malgrate, questa mattina, il lago di Como misurava esattamente 11,4 cm sotto lo zero idrometrico, mentre la media storica di questo periodo è di 13,3 cm sopra lo zero. Ciò significa che l'Ario è quasi 25 cm sotto il livello medio. Le acque così basse costituiscono un problema per le rive e le sponde e per la navigazione, senza contare le ricadute su economia del lago e agricoltura.